Jonas era un orso che abitava tra i ghiacci. Non aveva niente di speciale, niente che lo facesse sembrare diverso dagli altri orsi. Aveva occhi piccoli e lucidi, il pelo folto e morbido, una codina bianca e rotonda come una palla di neve. Jonas aveva anche un sogno. I sogni, come sapete, sono invisibili. Li portiamo dentro di noi e gli altri non sanno che esistono. Ma il sogno di Jonas era troppo grande per rimanere nascosto. Il suo sogno era volare. Ok. Grazie Alessandra. E di un orso si parla. Come avete visto, Jonas appunto è un piccolo orsetto che ha appunto questo grande sogno che è quello di volare, niente quindi di più lontano da quello che è la sua natura, no? E quindi a questo punto vorrei chiedere a Valentina come nasce l'idea appunto di Jonas, della sua figura e del suo sogno. Allora, innanzitutto diciamo che la prima idea che mi è venuta in mente parlando di Jonas è il discorso del viaggio, era l'idea del viaggio. E quindi la prima cosa a cui ho pensato è che questa storia doveva parlare proprio di un viaggio che potessi in qualche modo coincidere proprio con un'intera esistenza, perché infatti all'inizio vediamo Jonas cucciolo e lo ritroviamo poi nel finale della storia che è un orso già cresciuto e praticamente attraverso questo viaggio lui passa attraverso le stesse esperienze attraverso le quali passiamo anche noi, insomma. Quindi c'è il tema della separazione dai genitori e poi il tema dell'adattamento anche alla realtà. Per cui ecco, diciamo lo sviluppo è proprio quello di un'intera esistenza sotto forma però di un viaggio, nel quale poi Jonas viene a contatto, incontra animali molto diversi da lui e che contribuiranno poi a fare di lui quello che diventerà la fine in pratica. Quindi ecco, l'idea centrale era questa praticamente, proprio quello di raccontare un viaggio che coincidesse con una vita. Jonas, come diciamo il personaggio dell'orso, è venuto fuori perché chiaramente ho pensato innanzitutto appunto che dovesse essere una storia con una favola e quindi una favola con degli animali come protagonisti. La scelta dell'orso è stata motivata dal fatto che è un animale comunque molto amato dai bambini, quindi che suscita tenerezza e quindi mi era sembrato il più adatto appunto per suscitare anche l'attrazione, la simpatia da parte del lettore. E ecco, questa è stata l'idea fondamentale. Tu parlavi del volo, no? Questo grande sogno che insomma è un po' il motore della storia, per cui è quello che fa partire in realtà tutto quello che succede nel libro. E mi ha stupito come sia sempre lì, Jonas arrivi sempre lì per volare, poi capita sempre qualcosa che invece fa posticipare, ma comunque posticipa questo momento. Quindi il volo io l'ho visto anche un pochino come metafora proprio della libertà che
mai come in questo periodo tra le altre cose è venuta un pochino meno o comunque ha cambiato il suo aspetto, no? E le avventure di questo orso ci fanno forse capire, aiutano forse anche il bambino, ma io consiglio sempre anche ai grandi di leggere questo tipo di proposte, come tante volte riusciamo ad arrivare al sogno, quindi all'obiettivo che ci eravamo posti, ma attraverso una strada che assolutamente non avevamo pensato. Quindi noi pensavamo di andare Vero. dritti per la nostra strada, invece la vita, inevitabilmente, in questo caso poi la storia, insomma, così ci fanno fare mille deviazioni, mille cambiamenti, mille sorprese. Poi alla fine arriviamo comunque, però arriviamo arricchiti o indeboliti o comunque cambiati, e così come Jonas arriva poi al suo sogno. Insomma, non voglio dire niente del finale perché. Però arriva molto diverso da come si era, da come l'abbiamo conosciuto all'inizio del libro e anche forse da come lui aveva pensato di arrivare, no? Quindi questa Sì. metafora è molto forte, emerge molto dal libro. Come l'hai vissuta questa cosa, insomma, questo parallelismo, come lo vivi, come lo intendi tra volo e libertà? Allora, in realtà hai descritto benissimo quello che ho sempre pensato, insomma, e sentito nei confronti di questa storia, perché effettivamente il percorso di Jonas non è lineare. Verso, diciamo, la realizzazione del suo obiettivo, che è quello appunto di volare. E, infatti, ecco, durante questo viaggio, diciamo, in cui lui si trova coinvolto quasi casualmente, insomma, involontariamente, poi questo suo desiderio nascosto, che è quello appunto di imparare a volare, apparentemente viene lasciato da parte in alcuni momenti. Non viene dimenticato, ma viene lasciato da parte perché Jonas si lascia coinvolgere dagli incontri, che fa, diciamo, durante il cammino. E è proprio, in fondo, è quello che dicevi tu, praticamente, che non è soltanto l'obiettivo, l'importante, ma è come poi lui ci arriva, praticamente attraverso il contatto e quindi il rapporto di amicizia, la conoscenza con questi animali, diciamo con gli altri animali che alla fine si scopre che contribuiscono alla realizzazione di questo sogno. E il volo, chiaramente io l'ho scelto perché era quanto di più distante ci fossi o potevo immaginare da un animale come l'orso. Quindi l'orso, che è un animale di per sé grande, pesante, che è molto attaccato alla terra, chiaramente agli antipodi dell'idea del volo. Quindi ho voluto scegliere qualcosa che fosse qualcosa di apparentemente irraggiungibile. E infatti, ecco, anche nella storia, questa contrapposizione tra appunto la pesantezza dell'orso e la leggerezza del volo viene ripresa più volte, con Certo. l'idea della piuma, praticamente, che ogni tanto Certo. compare all'interno di questa storia. E, ecco, era quanto di più lontano si potesse immaginare dal personaggio, quindi doveva essere un sogno veramente lontano. Grande. Raggiungibile, sì, è una meta molto lontana, che poi però alla fine si realizza in una maniera, come tu dicevi appunto, molto diversa da come Jonas pensava all'inizio, però si realizza in qualche modo. Allora, chiedo ad Alessandra per favore di mandare la prima immagine. Ale? Sì, arrivo. Ok.
Questa è la copertina. Quindi, ok. La vedete tutti? Sì. Ok. Vi leggo un piccolo pezzettino. Gli uccelli volare? È impossibile. Non hai studiato la lezione. L'orso è coraggioso, imbattibile, invece gli uccelli sono soltanto un inutile mucchio di piume e di ossa piene di aria. Hai forse le ossa piene di aria tu? Pah. Poi l'orso maestro cacciava un ruggito di disgusto che faceva drizzare i peli sulla schiena del piccolo Jonas. Ecco, io sono un'insegnante e quindi la figura del maestro mi ha colpito. Oltretutto facendo parte anche dell'alpinismo giovanile e vedendo tra gli ospiti anche alcuni dei referenti, insomma, dell'alpinismo giovanile del CAI di Bergamo, ecco, ti volevo chiedere il ruolo dell'insegnante, no? Che è un ruolo fondamentale nella vita di Jonas. So che tu sei un'insegnante, Valentina, giusto? Io ho lavorato come insegnante, attualmente Ecco. lavoro sempre nella scuola, ma in un ruolo diverso, però ho fatto C'è come un po' di autobiografia in questo, spero di no, sinceramente, che non sia spero anch'io di un'immagine di no. insegnante autobiografico o forse di qualche insegnante che tu hai incontrato. E mi piaceva appunto porre l'attenzione su com'è veramente fondamentale il ruolo dell'insegnante in qualsiasi contesto, anche in un contesto, beh, per Jonas, quasi scolastico, però pensando all'ambiente del CAI e all'ambiente dell'alpinismo giovanile, proprio un contesto che deve essere comunque anche ludico, no? Quindi ti volevo chiedere appunto come mai la scelta di questo invece orso maestro così, così forte, cioè l'immagine è veramente chiara, ha reso questo orso e questo viso con la cicatrice, insomma, molto quasi crudele. Sì, infatti, cioè, no, diciamo, spero che Non non ti ci sia una. vedo io un insegnante così. Spero di non essere stata un insegnante così, no, non credo, proprio così, no, non proprio urgente. Diciamo che appunto, non, ecco, spero che non, di non aver impersonato questo tipo di maestro. In questo caso, sì, nella storia di Jonas, il maestro, l'orso maestro, appunto, è in qualche modo colui che riporta Jonas in qualche modo alla regola, quindi lo riconduce ad essere un bravo orso. Il bravo orso però è praticamente l'orso Omologato. appunto, che non nutre, che non sogna di volare, chiaramente, ma che rimane con i piedi ben saldati per terra. Ecco, forse è un messaggio per l'adulto che legge il libro al bambino, questo, che forse no, non sempre questa omologazione, insomma, è a volte Sì. anche un po' di, così, di frizzantino ci sta. Sì, no, no, infatti è chiaramente la figura di un maestro, una figura di maestro che sicuramente c'è stata in passato, sicuramente anch'io ne ho incontrato forse un paio nella mia vita. Attualmente forse le condizioni della scuola sono cambiate, per cui sicuramente c'è, in linea generale c'è una sensibilità anche ai bisogni dei bambini, che è molto diversa rispetto a quella di quando io frequentavo, ad esempio, la scuola elementare. Certo. Però ecco, in questo caso, certo, il maestro è una figura, diciamo, che in qualche modo tarpa le ali, appunto, tanto per parlare di volo. È quindi una figura, diciamo, non, che non avvia, che non stimola, che non,
che non ascolta, ecco, quella che è. Ecco, io posso, scusate, colgo proprio così un po' la... Anch'io, su questo, io sono l'editore di questo libro. Sì. Alberto, guarda che ti ingrandiamo un secondo, Alberto. Sì, no, perché mi sembra un argomento decisivo questo del maestro e vorrei spiegare un po' anche perché a me, a noi insomma, ma in particolare a me è piaciuto molto che ci fosse anche una figura così all'interno di questa storia. Molto spesso noi proponiamo, leggiamo, vediamo insomma tra i racconti per bambini e i libri per bambini una realtà troppo abbellita, troppo addolcita. Esistono anche i maestri cattivi, esistono anche i maestri severi. Vero. E la storia di Jonas è una storia di incontri non tutti positivi. Alcuni sono con amici, alcuni sono con persone, con personaggi che lo ostacolano. Ma questi personaggi sono fondamentali perché è attraverso il superamento dell'ostacolo che si cresce. Non ci vuole soltanto lo zucchero, ci vuole anche l'amaro nella vita, altrimenti il maestro in realtà, come poi il castoro, che è l'altra figura, tra virgolette, negativa, no? Perché è un datore di lavoro che sfrutta in qualche modo Jonas, adesso la metto un po' brutalmente, ma è così di fatto, no? Insomma, adesso semplifico, ma neanche tanto. Però sono momenti di crescita fondamentali per il personaggio. Siccome Valentina come autrice, Chiara come illustratrice e anche noi come editori, ovviamente ci poniamo sempre in una posizione di pedagogisti, inevitabilmente, no? Anche senza essere dei maestri, ma essendo degli adulti che si rivolgono attraverso un libro a dei bambini, ci dobbiamo porre il problema di che cosa gli stiamo insegnando. Qui non gli stiamo insegnando che i maestri sono cattivi, gli stiamo insegnando che anche dall'incontro con una persona particolarmente rigida, severa, un po' chiusa, può nascere qualche cosa di positivo. E questo mi sembra un messaggio molto importante, molto positivo, al di là delle difficoltà. La vita è fatta anche di questi incontri. Vorrei dire un'ultima cosa, poi mi taccio. Il maestro in realtà porta il senso della realtà, cioè è il portatore di un principio di realtà. Jonas vuole volare e, detto così, è giusto che il maestro gli dica non fare lo stupido, tu non potrai mai volare, sei un orso. E Jonas infatti attraverso questo e gli altri incontri impara a realizzare il suo desiderio in maniera non ingenua, cioè attraverso una serie di mediazioni che lo portano appunto a crescere, cioè a diventare diverso da come era all'inizio. Se lui avesse potuto volare, se la storia scritta da Valentina fosse stata quella per cui a un certo momento gli spuntavano le ali e si metteva a volare, io questa storia non l'avrei pubblicata perché mi sembrava veramente stupida, veramente sciocca. Invece, proprio perché ci sono questi ostacoli, perché ci sono questi momenti problematici, la storia è interessante e profonda e quindi merita di essere letta e riletta e il bambino deve chiedersi, noi speriamo ovviamente che il bambino si chieda, ma perché il maestro è così severo? È solo cattivo? Probabilmente no, dal suo punto di vista, anche se ha la cicatrice, anche se ha i denti, giustamente un orso bianco, l'orso bianco è un carnivoro, non è che può mangiare insalata, però voglio dire, la riflessione nasce anche da questa problematicità del personaggio, che secondo me è un elemento di grande ricchezza. Scusate se ho... No, Alberto, hai fatto benissimo perché tra le altre cose... la figura del castoro è una figura che avevo notato e ci hai bruciato una domanda, Alberto, te lo dico. però in effetti sì, è proprio quello che dici. La bellezza di questa di questo racconto è che mette in luce, pur essendo comunque un racconto per bambini, quindi per un'infanzia, insomma, mette in luce in maniera
comunque delicata quello che è, quello che succede poi tutti i giorni, insomma, ecco. E, proprio legandomi a questa immagine di questo maestro così comunque molto forte, colgo così il gancio per sottolineare anche l'importanza dell'immagine, no? Questo è un libro appunto rivolto all'infanzia e soprattutto in questa fascia d'età, dalla scuola materna, poi anche la scuola elementare, l'immagine ha un ruolo veramente fondamentale all'interno di questi libri. È veramente un supporto molto forte per il testo scritto. E a questo proposito volevo chiedere a Chiara come è nato, insomma, il disegno di Giona, se come a cosa si è ispirata, da dove ha tratto insomma questa idea, questo tratto nero molto forte di contorno, insomma, sono immagini molto definite pur narrando un sogno che se vogliamo è molto molto effimero, insomma, ecco. Allora, io in qualità di illustratrice. Non a tempo pieno, ovviamente, magari. La prima domanda che faccio alle persone che mi chiedono di illustrare le loro storie è: come vuoi che lo rappresenti? Ovvero, Valentina la conoscevo già da tempo, ci siamo rincontrate e mi ha proposto di illustrare questa fiaba. Io l'ho letta. Mi ha commosso molto, mi ci sono ritrovata molto, quindi parla anche agli adulti, soprattutto i vari passaggi di crescita di Jonas. E la prima cosa che gli ho chiesto: ma tu vuoi un orso realistico o un pupazzetto? Un pupazzino stilizzato, dolce, carino, coccoloso, per libri per bambini? E lei mi ha detto: no, no, io voglio un orso reale. E allora ho preso internet, ho cominciato a scaricare una marea di foto di orsi bianchi, ce ne ho ancora tutti in cartellina praticamente dentro il desktop, e mi sono studiata gli orsi bianchi, come si muovono, che espressioni hanno su quel muso lungo bianco, com'è il naso, come sono le sfumature del pelo, il ghiaccio e la neve e tutto il resto. E piano piano ho praticamente delineato le caratteristiche, grazie alle parole del libro, ovviamente, e ho presentato a Valentina le bozze e insieme abbiamo stabilito, guarda, questo è un pochino troppo, fa un pochino di più, un pochino di meno. In pratica, Jonas è sì una fiaba, ma come le fiabe di una volta, non quelle attuali che, come diceva Alberto, sono a volte molto stucchevoli, estremamente caramellose. Le fiabe hanno luci e ombre, soprattutto ombre. È la parte forse più educativa di una fiaba, perché puoi mostrare ai più piccoli le parti buie della vita, ma subito dopo fargli vedere anche quelle belle tramite appunto una rappresentazione fittizia che è una fiaba. E in questo forse sono molto più educative rispetto a un'illustrazione che magari è sì stilizzata, è molto gradevole e forse anche più graziosa per una fascia d'età dei giovanissimi, però non dice tutto. A volte voler stilizzare troppo le cose, secondo me, le rende prive di significato. Invece, magari mettendo dei chiaroscuri, non so. Ricordo io che da piccola, se le immagini non erano troppo realistiche, già storcevo il naso, non so perché, mi sembravano finte. Mi piacevano sempre le fiabe illustrate dove c'erano dei bei chiaroscuri, dei bei panneggi e da questo mi sono ispirata anche appunto su indicazione di Valentina per fare Jonas. Insomma, Jonas è un orso bianco, se non lo metti a contrasto con un bel chiaroscuro, sia come personaggio che come proprio come immagine si perde. Il bianco e il nero vanno sempre a braccetto per me. E questo è quanto, insomma. Grazie, grazie mille Chiara, Prego. grazie. Sempre rimanendo un po' in questo contesto così di immagine e di sfondo, vorrei porre l'accento sull'ambiente, no? L'ambiente come banco di prova. Dalla storia emerge l'influenza che il contesto in cui viviamo ha
sulla nostra vita, insomma, ecco. Per noi del CAI la montagna è proprio questo luogo di scoperta, di condivisione e anche di solitudine. È una domanda che rivolgo a Chiara, Valentina e mi sento di dire anche Alberto in questo caso. Volevo sapere voi cosa ne pensate, cioè quanto la scatola, diciamo, vada a influenzare il contenuto. Beh, l'ambiente intorno influisce sempre molto. Ora non mi ricordo le storie nel particolare, ma di solito i più grandi romanzi, le più belle fiabe hanno sempre dei contesti che sono quasi, i paesaggi sono quasi dei personaggi al pari dei personaggi in carne e ossa che parlano. Di solito un bel libro, se non è affiancato da un paesaggio, da un ambiente, un habitat che faccia da controaltare, da controparte e rispecchi sia le gioie che i dolori del personaggio, di solito è abbastanza piatto. Per cui secondo me la vita è influenzata molto dall'ambiente, e non soltanto ambiente come habitat naturale da preservare, ma proprio anche come genius loci a cui fare riferimento e da cui si viene in qualche modo anche sostenuti o osteggiati a seconda della situazione. Per me è questo l'ambiente, insomma lo scenario, il fondo di questa storia e di tutte le storie. Poi non Grazie, so Valentina Chiara. Come la pensa. Niente, la scelta dell'ambiente, degli ambienti, diciamo, attraverso cui si svolge la storia, ho cercato di puntare al massimo su ambienti che fossero profondamente diversi l'uno dall'altro e che mettessero Jonas alla prova, in qualche modo. Cioè il discorso era soprattutto questo. Lui si allontana dal luogo familiare, dal luogo d'origine, che è appunto questa terra in qualche modo indefinita, che è una terra tra i ghiacci, per affrontare un viaggio in ambienti in cui normalmente un orso in realtà non vive praticamente. Quindi c'è il viaggio attraverso il mare, poi la prateria, la foresta. Sì, in realtà ecco, era la necessità di mettere a contatto Jonas con esperienze profondamente diverse da quella d'origine, per poi tornare, diciamo, nel finale a un luogo che non è il luogo d'origine, chiaramente, perché Jonas non ritorna a casa nel vero senso della parola. Però torna, conclude il suo viaggio in un posto che è appunto la montagna, che in qualche modo è come se chiudesse il cerchio, senza essere semplicemente un ritorno. Quindi è un luogo simile, che è qualcosa di simile al luogo della famiglia, al luogo d'origine, e però allo stesso tempo è diverso. Appunto è come per il suo sogno, quindi lui appunto riesce a realizzare il suo sogno di volare, però in una maniera che è completamente inaspettata, che è completamente inconsueta e diversa da quella che si aspettava in origine. E così il luogo dove finisce la montagna è appunto qualcosa che ricorda la terra natale, ma al tempo stesso è qualcosa di completamente nuovo. E poi ecco, la montagna, diciamo, l'idea dell'ascesa, della salita e quindi anche della fatica, dell'impegno, in qualche modo ecco, la scelta dell'ambiente finale era collegata anche a questo, proprio per sottolineare che comunque il raggiungimento di questo obiettivo comunque comporta anche una fatica e un impegno da parte di Jonas.
Ecco, sostanzialmente direi che è questo, insomma, le osservazioni che posso fare sul discorso degli ambienti, ecco, sono queste. Io aggiungo soltanto una cosa a questa che dice adesso Valentina, che mi sembra. Io sono rimasto colpito, quando ho letto la prima volta questa storia, dal fatto che Jonas è in qualche modo un po' sempre sfasato rispetto al suo ambiente. Anche all'inizio, quando è un orsetto piccolo, e quindi, come dire, apparentemente, no, il bambino. Noi abbiamo un'idea un po' edulcorata del bambino che sta bene nel suo corpo, sta bene nella famiglia, è felice perché sorride, gioca. In realtà io credo che nei bambini ci siano sempre delle tensioni, dei sentimenti magari nascosti, non voglio dire drammatici, ma assolutamente naturali e positivi, di inadeguatezza, no? Di come dire, scollamento rispetto al proprio ambiente. Se così non fosse, noi diventeremmo la copia conforme dei nostri genitori, invece ovviamente si continua a cambiare proprio per questo, no? E infatti, appunto, lui non segue quello che è il suo istinto naturale secondo i genitori, cioè fare l'orso e sogna di volare. E il suo ambiente di origine non è così sereno, tant'è vero che a un certo momento un pezzo della banchisa si stacca e lui è costretto, no, ad andare. L'inizio del viaggio non è una scelta, è quasi un destino, no? È l'ambiente che lo costringe ad abbandonare i genitori. E a me questo sentimento di, appunto, scollamento rispetto al proprio ambiente è piaciuto molto, mi è sembrato una cosa importante. I bambini devono riconoscere nelle storie, nelle fiabe, quelle cose che non riescono a dire. Quelle cose un po' segrete, no? Che è difficile razionalizzare perché sono spesso inconsce e attraverso la fantasia, l'immaginazione, il riflesso dell'animale, no? Che noi possiamo in qualche modo prenderne coscienza in maniera non drammatica e non angosciante. Spesso a noi editori per bambini ci vengono chiesti dei libri che servono ai genitori. Fate un bel libro per imparare ad andare a letto presto alla sera. Fate un bel libro per imparare a togliere il ciuccio, a usare il vasino, ad amare la matematica a seconda dell'età. Ci sono tutte queste richieste. Noi abbiamo proprio deciso di fare il contrario. Cioè noi andiamo a prendere, a scegliere dei libri come questo e sono contento che una insegnante abbia scritto una storia di questo genere perché vuol dire che ha capito una cosa in cui noi crediamo molto, insomma, siamo veramente in sintonia su questo. Noi dobbiamo raccontare ai bambini delle storie che servano ai bambini per crescere dentro, non che servano ai genitori per togliersi un problema di torno. Quelli sono i manuali, i libri d'uso. Se tuo figlio non dorme alla sera, cavatela in qualche modo. Non è attraverso un libro che ti spiega come farlo dormire, semmai è attraverso un libro che gli insegna ad affrontare alcune angosce, alcuni problemi, alcuni sentimenti che lui non riesce a esprimere e che forse sono all'origine di questa insonnia. Adesso non voglio farlo psicologo da quattro soldi, ma è così che funziona, cioè è in maniera indiretta che noi possiamo aiutare un bambino a crescere, non attraverso appunto l'insegnamento diretto. No? Dire la matematica è bella non ha mai aiutato nessuno che aveva dei problemi con la matematica. È molto più complesso il percorso per arrivare ad amare la matematica. È possibile naturalmente, ma è un percorso molto più complesso. E io credo che appunto la ricchezza di spunti che c'è in questo libro, in questo romanzo, mi stavo per dire, perché ha davvero una ricchezza da adulti, no? Di situazioni così. È veramente ogni elemento, ogni pezzo della storia ha un suo valore simbolico, a partire appunto anche quelli, ovviamente alcuni sono espliciti come la piuma, no? Che è una presenza ricorrente e che ovviamente è legata al tema del volo. Ma il tema, la montagna, per esempio, ecco, adesso spiegava Valentina, ha questo tema della
dell'ascesa, no? Quindi della difficoltà che si supera. Del resto, ascesi, nel senso anche religioso del termine, o insomma spirituale del termine, nasce proprio dalla stessa radice di ascendere, no? Cioè andare verso l'alto. E quindi c'è dietro una ricchezza davvero straordinaria in questa storia apparentemente semplice, come è del resto di tutte le grandi fiabe, eh? Cioè se pensiamo al modello che noi italiani abbiamo giustamente, che è Pinocchio, Pinocchio è fatto di queste cose, anche in Pinocchio si vola molto, se ci pensate, e si viaggia molto, a volte nel ventre della balena, ci sono una serie di cose terribili se ci pensiamo, no? Quanti incontri sono spaventosi in Pinocchio, no? Altro che il maestro di cui parlavamo prima, pensate al pesce verde o all'omino di burro che trasforma i bambini in somari per poi venderli, persone di una crudeltà anche quasi sadica, no? Però sempre con l'elemento fantastico della fiaba che smorza in qualche modo e aiuta il bambino ad affrontare le angosce, ad affrontare il lupo, perché il lupo c'è, il lupo esiste. Tutti noi abbiamo incontrato nella nostra vita, almeno una volta, il lupo. Il problema è se avevamo gli strumenti per affrontarlo o no. E le fiabe aiutano a questo, anche le fiabe aiutano a questo. Guarda, ti ringrazio perché mi lanci proprio in là. Allora, vorrei mostrarvi, poi giuro Alberto, non mostro più niente di immagini, sono solo tre, no, chiesto l'autorizzazione. Però Alessandra, se mandi per favore la terza immagine, scusa. Ok, ecco, io credo che questo immagine racchiuda proprio quello che è tutto quello che abbiamo detto fino adesso, per cui veramente il potere dell'immaginazione di questo orsetto, di questo orso, insomma, che si vede già volare, si vede nel cielo, cioè la sua mente è già arrivata lì, ma è invece la realtà che è quella che vediamo noi, perché se partiamo dall'alto la prima cosa che vediamo non è il sogno di Jonas, ma è la realtà del gabbiano appoggiato sulla sua schiena, fermo su questo piccolo iceberg, insomma, mentre lui si vede appunto nel cielo azzurro con le ali già proiettato in un'altra dimensione che è quella che vorrebbe poi essere la sua. Questa credo che sia proprio il riassunto di tutto quello che succede a Jonas, di cui parlavi tu Alberto adesso, no? Quindi la realtà che ci viene un po', insomma, spiattellata in faccia durante tutta la nostra vita, ma allo stesso tempo anche la forza proprio dell'immaginazione, il potere dell'immaginazione che rende quello che è l'uomo essere umano. Quindi io credo che questa sia proprio, cioè in questa immagine chiara abbia veramente racchiuso tutto quello che si poteva dire di questo libro. Voi cosa ne dite? Questa qui è un'immagine che io amo particolarmente, grazie per averla fatta vedere perché è veramente bella. Quando noi cerchiamo un'illustratrice, in questo caso sono arrivate insieme e ci sono piaciute tantissimo subito, ma quando cerchiamo un illustratore o un'illustratrice, cerchiamo qualcuno che non si limiti a tradurre le parole in immagini, ma che attraverso le immagini dica qualche cosa di più. Perché nel primo caso le immagini diventano addirittura qualcosa di negativo, potrebbero diventare un limite alla fantasia del bambino. Perché io mi ricordo benissimo che quando leggevo da bambino amavo immaginarmeli io i personaggi. Anche da adulti. Anche se non erano particolarmente belle, se non erano davvero poetiche, mi rompevano le scatole perché mi dicevano com'era. Invece io volevo immaginarmeli io i personaggi. Allora le immagini sono poetiche se dicono qualche cosa di più rispetto alle parole, qualche cosa di diverso. Questa immagine bellissima di Chiara non è la traduzione delle parole, perché questa scenetta, questa non c'è in realtà, no? L'idea che lui si vede con le ali come se
non è descritta nelle parole, è lasciata intuire e l'immagine la interpreta e mi fa sognare qualche cosa in più rispetto a quello che mi dicono le parole. Trovo un esempio bellissimo e ti ringrazio Elena per l'averla scelta, perché è veramente una di quelle per cui noi ci siamo innamorati di questo libro quando ci è stato proposto. E adesso basta, sto zitto e grazie. No, anch'io amo molto questa immagine, penso che sia una delle più belle del libro. E per me rappresenta anche, ecco, non vorrei dire magari troppo della storia, quindi rappresenta in maniera molto efficace il rapporto che si crea tra questi due personaggi, tra Jonas e il suo amico Gabbiano. L'idea proprio dell'amicizia, cioè per me questa è proprio l'illustrazione, l'immagine che rende in maniera estremamente efficace l'idea di ciò che può essere l'amicizia autentica, perché è, diciamo, è, in questo caso è Gabbiano appunto che, conoscendo il sogno del suo amico, questo sogno che apparentemente appunto sembra irraggiungibile, in qualche modo gli dona un pezzetto di sé per poterlo non raggiungere, ma comunque per fargli vedere che comunque sarà possibile raggiungerlo. Quindi c'è quasi in questa immagine c'è quasi una, cioè sono due personaggi che diventano uno solo per me, e quindi è forse è l'immagine più forte, più intensa e più efficace della condivisione nell'amicizia, praticamente di quello che significa appunto condivisione. E comunque devo dire, riconosco che è una delle immagini più belle realizzate da Chiara per questa storia. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Io aggiungo solo che l'ultima cosa, poi brevemente, che in realtà la maggior parte delle immagini sono balenate in mente grazie alla descrizione di Valentina. A volte capita di leggere dei testi e di doversi sforzare di tirare fuori delle illustrazioni o delle immagini che rappresentino anche in maniera molto macchinosa il testo. Con Jonas non c'è stato assolutamente questo problema. Già la prima lettura già balenavano in mente tutte le immagini che devono essere inserite. Se la mano che scrive è buona, le immagini vengono molto bene, come si dice. Ecco, chiudo. Grazie mille. Io volevo chiedere al nostro tra virgolette pubblico, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda o vuole intervenire, può schiacciare alzando la manina e Alessandra concederà la voce. Io dal cellulare non riesco a vedere praticamente nulla, però se qualcuno ha qualche domanda, questo è il momento, oppure taccio per sempre. Ecco, vedo Lino che ha alzato la mano. Nel caso qualcuno non riuscisse a alzare la mano o a parlare, si può usare anche la chat. Ricordo, adesso attivo comunque l'audio. Grazie. Lino, credo che tu sia attivo. No, era uno scherzo, Lino. Ok, adesso riattiva pure l'audio, Lino. Mi sentite? Sì. Ho visto che, vabbè, le domande tardavano più o meno, c'era un po' di timidezza, allora mi lancio un attimo qualcosa che vorrei dire, nel senso che ringrazio appunto, chiamiamogli tutti gli autori, sia l'editore che chi ha disegnato, che chi ha
chi ha scritto, ecco, li chiamo così autori. Li ringrazio perché diciamo è un periodo nel quale, ecco, non sono più un giovanotto, però mi sto facendo tante domande sul mio passato e così via, cosa ho combinato, cosa mi aspetta in futuro. E qua ci sono state, ecco, delle parole chiave, secondo me abbastanza importanti, che mi hanno fatto anche pensare. Il signor Alberto ne ha, almeno, ne ha citate tre che mi sono piaciute, cioè queste mediazioni che ti accompagnano nella vita. Poi ha parlato di scollamento, che è un'altra cosa che è abbastanza così, che capita nella vita di una persona, e soprattutto mi trovo così molto partecipe a quelli, così condivido quell'insegnamento indiretto che probabilmente, se vogliamo, proprio indirettamente, inconsciamente mi ha forse avviato verso l'età adulta. Ho imparato magari delle cose in giovinezza che mi stanno accompagnando ancora adesso, compreso poi l'ambiente al quale citava Chiara. Non so se l'ambiente mi ha formato, se l'ambiente forma l'uomo, però in effetti diciamo che lo condiziona abbastanza. E poi veniamo al libro, questo sogno che si realizza in un altro modo. Ecco, io mi sto chiedendo qual è il mio sogno, siccome non sono più un giovanotto, sono in pensione anch'io, per certi versi ho comunque diversi sogni da realizzare, pensare che magari si realizzeranno in un altro modo, allora la cosa mi incuriosisce un po', insomma. Ecco. È un po' consolatorio, Lino. Sono incuriosito. Niente, ringrazio tutti quanti, gli autori, l'editore, chi ha disegnato e l'autore vero e proprio. Grazie dell'intervento. Grazie. Adesso, visto che Daniela ha la mano alzata, ti sto impostando come relatrice, devi accendere tu l'audio. Ok, sentite? Sì. Allora, intanto buonasera, ciao a tutti. Complimenti per questa storia. Io qua ho il libro sulla mia scrivania. Scusa Daniela. Scusa Dani. Sì? Alessandra, ingrandisci tu Daniela, per favore. Grazie. Lo sto facendo, ma il mio computer è un pochino lento. Ok, grazie. Okay. Adesso ok, dicevo, io vabbè, ho qui anch'io il libro sulla scrivania, e mentre vi sentivo raccontare, sentivo anche quello che ha detto il signor Alberto, ho ragionato su una cosa. Da mamma di tre figlie, due adolescenti e una in preadolescenza, che abbiamo parlato del fatto che questo libro è dedicato ai bambini, ma in realtà lo vedo anche proprio come un libro per adolescenti, ammesso che si riesca a dire siediti e ascoltaci, perché alla fine io vedo che Jonas ascoltò gli insegnamenti di mamma e papà. Fino a un certo punto Jonas ascolta, poi però Jonas diventa grande e dice, finché un giorno si sentì fiero di essere diventato un giovane orso e prende la sua decisione. È vero che poi è un pezzo di ghiaccio che si rompe e che si allontana, però a me piace vederlo un po' come una sorta di presa di coraggio, di disubbidire anche ai genitori, perché secondo me anche questo è un passo importante della nostra vita, e lo vedo tutti i giorni con le mie ragazze. Alla fine, se siamo buoni genitori, forse dovremmo insegnare un pochino a loro, non dico a disubbidirci, però avere il coraggio di prendere coscienza dei propri desideri e dire, io faccio qualcosa che mamma e papà è completamente diverso da quello che vi aspettate da me, però questa è la mia vita. Tant'è vero che poi questa presa di posizione non riserverà solo rose e fiori a Jonas, ma riserverà delle prove da superare, ma questa è la crescita. E tante volte, cioè, a me viene in mente, senza entrare
proprio tramite il personale, ma detto fra noi che siamo 4-5 persone. Io ho sposato mio marito perché ho disubbidito a mia mamma e sono andata a fare la patente da un'altra parte rispetto a dove voleva mandarmi lei. Ho conosciuto mio marito, me lo sono sposata e ce l'ho ancora qua. Con... cioè, per dire, e ci ho fatto un sacco di cose belle, voglio dire. Per cui non lo so, a me è piaciuta tanto come messaggio di coraggio da trasmettere non solo ai bambini, ma agli adolescenti. Prendendo anche in considerazione il ruolo di educatori che abbiamo noi all'interno appunto dell'alpinismo giovanile, perché non abbiamo solo i bambini, ma abbiamo anche quelli un po' più grandi che cominciano a ragionare con la loro testa. Quindi grazie, perché è veramente uno spunto bello e interessante. Grazie a lei. In effetti è un racconto di formazione, quindi anche se poi ha preso l'aspetto di una favola, però sotto sotto rimane un racconto di formazione a tutti gli effetti, quindi sì. Direi proprio che quello che dice, insomma, mi ci ritrovo, insomma, in quello che ha detto. Grazie Daniela, molto molto, sempre sul pezzo. E, senti Alberto, io ti direi, se vuoi fare due parole sulla tua casa editrice. Vedo un'altra mano. Scusami Ale, non vedevo, scusami. E attivo un attimo, è Claudio, adesso ti sto riattivando e devi accendere tu il microfono. Ingrandisci tu poi. Sì, io sono Claudio e ringrazio Elena, ringrazio l'autrice, ringrazio Valentina, ringrazio Chiara e Alberto veramente li ringrazio a nome della Commissione Cultura, della nostra Commissione Cultura. Credo che tutti questi incontri nostri abbiano un valore di per sé, perché entriamo in contatto a distanza, ed è bellissimo anche questo, con altre realtà, con altre persone. Il mondo è fatto di relazioni e anche in questo periodo difficile è bellissimo riuscire a mantenere queste relazioni. E soprattutto questa presentazione di questo libro segue la presentazione di un altro libro venuto il 3 di dicembre, di carattere completamente diverso, che riguardava una storia del tutto alpinistica. Ma io mi sono ritrovato perché in qualche modo, non so se regga il paragone, ma mi ha incuriosito moltissimo sia l'orsetto, sia posso chiamarlo l'orso maestro, quell'orso maestro che in qualche modo è anche un simbolo, un rappresentante di quello che noi come CAI, come associazione, dell'impegno che abbiamo nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi che dai 6 anni in poi cominciano ad essere guidati in una loro avventura nella vita che ha come contesto, ecco il contesto, la montagna, e in qualche modo l'orsetto e l'orso un po' i nostri accompagnatori che si dedicano a questi giovani. Ma nel senso buono. Scusa Claudio, ci stai dando degli orsi? Degli orsi maestri, e mi ha incuriosito, quindi non voglio sapere come va a finire, mi comprerò, prenderò questo libro, me lo leggerò, perché voglio capire anche quest'orso, se poi, ma non ditemelo adesso, se quest'orso poi è lui che dà il via anche a questa non omologazione e quindi alla fine o lo spinge o lo lascia andare per la sua strada. E questa è una figura sicuramente importante. L'altra considerazione che faccio a me stesso è quello che sono papà e sono nonno. Mia figlia ha 40 anni e però adesso sono nonno di una bimba, di Giulia, che ha 4 anni e sta crescendo. E quindi è molto diverso il rapporto. Adesso, se io penso, ho fatto tutto il mio ragionamento, sono andato indietro nel tempo, il rapporto che ho avuto con mia figlia
quando avrei potuto forse leggerle di più, darle più tempo, eccetera, rispetto al tempo che un nonno ha nei confronti di una nipotina. E la lettura credo che sia molto importante. Datemi dei consigli. Adesso è molto attenta a tutto, però è anche molto presa dalla televisione. La televisione, i cartoni animati, questo è il momento di Frozen, eccetera. La televisione è qualcosa, sono lì davanti, e imitano, scimmiottano la televisione. Il libro invece è diverso. Secondo voi, per 4 anni forse ancora un po' piccolina, ma un libro va letto, deve invece raggiungere l'età in cui lo potrà leggere lei? Aiutatemi anche in questa missione. Posso? Che mi aspetta. Grazie. Posso risponderti, Claudio? Certamente. Allora, io sono da sempre una grande fan della lettura. Io lavoro in un asilo nido, sono coordinatrice di un asilo nido e il libro è da 10 anni a questa parte sempre il punto di partenza per tutte le mie attività che faccio al nido. Ci sono libri che arrivano da soli, ci sono libri che è bello condividere, cosa che invece, per esempio, la televisione non permette di fare. Cioè, quando io leggo un libro, quando tu leggi un libro con la tua nipotina, molto probabilmente ce l'avrai accanto, ce l'avrai in braccio, sfoglierete insieme, osserverete insieme, si crea un rapporto anche fisico e anche uno scambio, perché la televisione è una comunicazione di tipo passivo, il libro non è passivo, il libro è sei tu che ti approcci al libro e che lo scegli e che lo giochi, ok? Poi ci sono libri interattivi, quindi libri che devi capovolgere, libri che devi girare alla svelta perché sennò il lupo non cade o ti mangia, libri in cui puoi anche infilare le dita e fare dei giochi, libri di luci, di ombre, cioè il libro è veramente diventato, e l'editoria per l'infanzia è diventata veramente un qualcosa di stratosferico e meraviglioso, cioè ci sono veramente delle pubblicazioni molto molto valide. Il libro può essere semplicemente un passatempo, può diventare uno spunto di riflessione, può essere quella cosa che ci accompagna al sonno, può essere quel momento che invece durante l'arco della giornata dedico soltanto a me stessa, per cui ho dei bambini per esempio a scuola che leggono da soli, hanno 2 anni. Può essere invece il momento in cui il nonno è solo per me e non per la nonna e non per la mamma e non per nessun altro. Quindi credo che non esista un'età più indicata per iniziare a leggere. Banalmente sfogliare un'enciclopedia illustrata con un bambino di 2 anni ha senso, perché ci sono delle immagini molto reali e perché c'è il mondo contenuto in un libro che io tengo tra le mani. Quindi anche la sensazione di così che ti trasmette è veramente molto forte per un bambino. Poi ci sono anche tantissime ciofeche, passatemi il termine. sì, perché comunque insomma, fate la legge, fate l'inganno, così come mi sento di dire ci sono dei bei programmi televisivi e dei brutti programmi televisivi. Questo non voglio assolutamente crocifiggere la televisione, lungi da me, anche perché è uno strumento che io uso, quindi insomma, però non esiste un'età più giusta o meno giusta. Io credo che veramente da quando il bambino nasce il libro può essere presentato come compagno di crescita, poi che se lo metta in testa per farci un cappello va benissimo, però magari l'anno dopo si accorge che ci sono delle immagini, che ci sono delle lettere, che insomma che può essere utilizzato anche diversamente. Quindi ecco, da questo punto di vista il libro è veramente una compagnia e può essere tutto, può essere proprio tutto.
Io dico sempre, è come leggere Il Piccolo Principe che ti obbligano a leggere alle elementari, capisci niente, no? E poi lo leggi quando ti devi laureare in scienze dell'educazione e in pedagogia e ti apre tutta un'altra cosa. È come leggere Pinocchio quando hai 6 anni e rileggerlo quando ne hai 30 e poi quando diventi genitore e poi quando diventi nonno. Cioè è proprio un qualcosa di vivo che cambia nel tempo e la stessa cosa fanno tanti albi illustrati. Quello che diceva prima Daniela, del fatto che io credo che lei abbia pensato a questo libro per gli adolescenti, perché lei in questo momento sta vivendo gli adolescenti. Chiara, che sta vivendo invece l'infanzia con il suo piccolo bimbo di 3 anni, probabilmente l'avrà vissuta in maniera diversa. Io, che ho un bimbo di 6, l'ho vissuta in maniera diversa rispetto a Chiara e rispetto a Daniela. Quindi il libro è proprio un'entità viva rispetto alla televisione, che invece è un po' più il maestro, così un po' cioè un po' più limitato, no? Il fatto di vedere comunque un'immagine ha già un suono, ha già un carattere, cioè è così. Cioè, il Pinocchio della Disney è quel Pinocchio lì, non è che te lo immagini diverso. Il Pinocchio di No. Collodi non è quel Pinocchio della Disney. Sono due personaggi diversi, al di là della storia, che poi vabbè, è un po' differente, eccetera. Però tendenzialmente si dice: ah, ho visto il film, il libro era più bello. È un classico, no? E non è che il Sì. libro è più bello, è che il libro te lo costruisci tu. Poi il film, pur bello che sia, però è un'interpretazione data da un altro, non è la tua. Certo, vero, Grazie, vero. E quando tu leggi un libro con qualcuno, crei un'interpretazione comune di questa storia. Quindi il lupo lo farai con quella vociona, o invece magari gli farai la vocina, perché alla tua nipotina, se fai la vocina, gli viene da ridere, e quindi quel lupo lì avrà sempre quella vocetta lì. Cioè, io sono 10 anni che leggo una storia e ogni anno cambio voci ai personaggi perché ai bambini a cui la leggo piace diversa. E la storia è sempre la stessa, non è che cambia. Quindi ecco, il libro io credo che abbia veramente questo grandissimo potere. Grazie. Vedo una mano alzata, giusto? Sì, anche io e Daniele, adesso ti riattivo e devi accendere tu il microfono e adesso ti metto anche in primo piano. Ok. Ciao a tutti. Io Ciao. avevo una domanda per i nostri tre ospiti, secca. Quanto voi siete Giona? O avreste voluto esserlo? Perché di solito quando si scrive altro non si fa che trasmettere una parte di sé sulla carta. Quando si disegna la stessa cosa, e secondo me anche quando si deve decidere di pubblicare o comunque di investire su un qualcosa di nuovo, si fa la stessa cosa. Quindi mi piacerebbe capire, vedendola nei tre occhi diversi, quindi di chi scrive, chi disegna e chi poi ci mette del suo investendoci, quanto sono o avrebbero voluto essere il personaggio. Grazie. Riguardo Jonas, sicuramente in Jonas c'è, non dico molto, ma sì, c'è parecchio di me. Credo che più o meno chi scrive, sia che scriva un romanzo, sia che scriva una fiaba, in qualche modo, è inevitabile che metta del suo, nella storia che sta scrivendo. Certo. E Jonas, sì, sicuramente sotto alcuni aspetti mi assomiglia. Probabilmente io ho in qualche modo tradotto in questa storia anche esperienze che ho vissuto, magari chiaramente non nello stesso modo in cui vengono raccontate nella storia, ma traslate, tradotte in qualche modo. Probabilmente anche alcune sensazioni che Jonas prova nel corso di questo viaggio, sono
sono state anche mie in alcune circostanze, nel corso di alcuni eventi della mia vita. Sì, direi che non dico che è un personaggio autobiografico, perché magari dire no, che uno si identifica in un orso, però, come, però sì, anche, devo essere sincera. Però sì, c'è, c'è sicuramente anche, ci sono diversi elementi autobiografici, insomma, in qualche modo, sicuramente. Per quanto riguarda me, Jonas è quello che ho perso. E qui chiudo. Wow. Wow. Okay. Allora dico io l'ultima cosa. Dunque, vabbè, ovviamente io non l'ho scritto questo libro, ma ho fatto la redazione al massimo, però racconto una cosa. Noi siamo una piccolissima casa editrice, facciamo meno di 10 libri all'anno, siamo quello che tecnicamente si chiama microeditoria. Riceviamo, malgrado ciò, qualcosa come 5-6 proposte al giorno, tutti i giorni dell'anno, quindi compreso Ferragosto, Natale, l'Epifania, noi riceviamo dalle 5 alle 6 proposte al giorno. Cerchiamo di guardarle tutte, naturalmente molte sono proprio sbagliate, ci arrivano addirittura dei libri non per bambini, noi facciamo solo libri per bambini e ragazzi, fino ai 14 anni, ogni tanto ci arriva qualcuno che per errore ci invia un saggio sulla psicoanalisi e diciamo no, guarda, capiamo diciamo dal titolo che non è cosa, eliminiamo, però quelle che potrebbero essere interessanti le sfogliamo tutte. Naturalmente non abbiamo il tempo di soffermarci sui libri, ci arrivano delle proposte e come si dice in gergo le annusiamo. Quelle che ci colpiscono sono quelle che ci ricordiamo, cioè sono quelle che toccano evidentemente delle corde, dei meccanismi, per cui dopo una settimana, dopo 10 giorni, ci troviamo nel comitato di redazione e diciamo quello di Tizio, ma sì, l'ho visto, non mi ricordo assolutamente qual era, ma come, non ti ricordi quello del burattino? No, non me ne ricordo assolutamente, via. Eliminato. Quello della mezzoprete, quell'orsetto, ah sì, certo, quello sì che è buono, sì sì, ecco, se dopo 10 giorni ce l'hai nella mente, se dopo un mese lo rileggi e dici sì sì è buono, ecco, quello è il libro che evidentemente tocca qualche cosa di importante. Il nostro, non diciamo motto, ma insomma uno dei principi su cui noi ci basiamo è: noi vogliamo fare dei libri che durino nel tempo. La maggior parte dei libri in Italia si stampano migliaia, decine di migliaia di titoli all'anno, eh? Siamo intorno ai 75.000 titoli all'anno che vengono pubblicati in Italia secondo le statistiche della SIAE. Ora capite che nessuno può pretendere non solo di conoscere quello che viene pubblicato, ma di muoversi, cioè non so niente, io lavoro da 40 anni nel mondo editoriale e non so niente di editoria, perché non ho la possibilità umanamente di controllare le cose. L'unico criterio che posso seguire è questa vibrazione che in qualche modo si sente. Quando ci arriva una proposta e questa proposta ti resta nella mente, vuol dire che c'è qualche cosa di buono. Allora poi ci lavoriamo sopra. Decidiamo se bisogna contattare l'autrice, decidere di modificare qualche cosa nella storia, vedere le illustrazioni, si comincia a lavorare professionalmente, ma all'inizio si deve verificare questa scintilla, il fatto che appunto mi colpisce e io me la ricordo. Se succede questo, noi abbiamo sbagliato pochissimi, bene, facciamo anche pochissimi, ma ne abbiamo sbagliati veramente pochi, perché gli altri magari vendono poco, magari vendono 10 copie all'anno, però sono 4 anni che vendono tranquillamente e continuano a essere vivi. E noi abbiamo da quelle 10 copie, 10 no, sono troppo poche, da quelle 50 copie delle risposte, cioè i bambini che ci scrivono,
gli insegnanti che ci dicono è piaciuto, i genitori che ci dicono ce n'è un altro così, questa è la, come dire, la diciamo propria... che aveva un buon profumo, allora dai, mettiamola così. Sì, sì, è proprio così. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Vedo un'altra mano, c'è il nome ma c'è scritto 1, quindi imposto come relatore e deve accendere il microfono. Adesso devi accendere tu il microfono, Margherita, se no non ti sentiamo. Vediamo se posso farlo. No. Ok. No, no, non ti sentiamo. Devi accendere il microfono. Pronto? Adesso sì, ti sentiamo. Sì? Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Allora, voglio una... Adesso io non sento più niente. Ok, prova. Adesso sì. Adesso sì. No, 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 no. A tratti. Io non sento niente. No. Vedo il labiale. Perché no, non si sente. Io non sento più niente. Ele, anche tu hai il microfono. Ah sì, scusami, ecco. Scusami, sì. Sentite? Sì, sì. Ok. Sì. Dicevo che di solito quando si va a una presentazione, insomma, alla fine si fa la fila, si va dall'autrice, ci si fa autografare il libro, insomma. Ovviamente siamo tutti così lontani, eccetera, però con Alberto si è pensato di procedere in questo modo, insomma, chi avesse piacere di ordinare il libro lo può fare direttamente dall'Albe Edizioni. L'email, Alberto, è? albe.edizioni@gmail.com. Lo scriviamo magari nella chat, Ale, così lo possono vedere tutti. Lo ripeto, grazie. Vuole scrive albe.edizioni@gmail.com. Se nella mail indicate il nome della persona a cui volete dedicare il libro, poi Valentina farà questa dedica, la farà avere Alberto che la metterà nel libro e che poi spedirà a voi e quindi arriverà comunque un libro dedicato. Abbiamo trovato questa soluzione per rendere tutto un pochino meno freddo, ecco, mettiamola così. Più di così non possiamo fare, però ecco, ci sembrava carino comunque dare questa possibilità, ecco, visto che abbiamo trovato questo modo nuovo, rendiamolo nuovo e bello, insomma, ecco. Io direi che per quanto mi riguarda ho detto tutto e ho sottolineato tutto quello che volevo sottolineare. Se anche Chiara, Valentina e Alberto sono soddisfatti, insomma, di questa sì. Serata,
Io colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Chiara, Valentina e Alberto per la loro presenza, Alessandra, perché senza di lei tutto ciò non sarebbe possibile, e la Commissione Cultura tutta, nella persona di Claudio Malanchini, che è il presidente, per l'appoggio, per il sostegno che comunque e l'impegno che stanno mettendo, che stiamo mettendo in questa rassegna, che ricordo a tutti chiamarsi Uno Sguardo Fuori, e ha come appuntamento quello del giovedì sera, quindi se controllate le pagine social della Commissione Cultura, sia Facebook che Instagram e il sito del CAI di Bergamo, trovate tutti gli appuntamenti. Ringrazio tutti voi per essere stati qua con noi questa sera.